Diciamo che era per dire che ci aspettavamo, cioè ci aspettavamo di Ella a carica, ci aspettavamo di avere delle difficoltà. La squadra nel primo tempo era poco reattiva, eravamo un passo indietro, abbiamo lasciato dei canestri a Hollis, ripeto, sappiamo che è un grande campione, ma però gli abbiamo lasciato qualcosa di troppo. In attacco eravamo molto fermi senza la palla, titubanti, e non riuscivamo proprio a entrare dentro il clima. Credo che ci abbia pensato il nostro pubblico straordinario, credo il vero vincitore di questa serie, perché ci ha trascinato e ci ha portato e ci ha caricato. Sembrava di giocare tutti, sembravamo in 5.000 che giocavamo. Questa è stata veramente, adesso forse ho esagerato i numeri, però sembrava essere veramente in tanti. Sì, noi sentivamo tantissimo, credo che i giocatori abbiano sentito tantissimo questa carica, questa attenzione, perché abbiamo, diciamo, avuto una scarica di adrenalina veramente importante, veramente decisiva, perché fino a quel momento c'era un po' mancato quello. L'altra cosa, sai, dall'inizio dell'anno un po', non solo da parte di Biella, che si sente dire contro ogni squadra che giochiamo, la nostra grande squadra contro le individualità di Torino. Io credo che oggi in questa serie non oggi aver vinto la grande squadra di Torino contro, non dico le individualità di Biella perché non mi permetto, però contro due campioni come Vosculi e Hollis, su cui dovevamo mettere tutte le attenzioni. Oggi Lombardi ha fatto una partita straordinaria e non voglio togliere niente a Infante, a Berti, a tutti. Adesso mi dispiace che oggi Raspino non abbia giocato, come d'altra parte non hanno giocato Gergati, Wojciechowski e anche Zanotti. Chiaramente mi dispiace per chi non c'era, però credo che oggi veramente siamo stati, non oggi, in questa serie siamo stati una grande squadra. Non intervengo mai su sta cosa perché è ovvio che quando si sente parlare di Mancinelli, di Amorosi, due americani forti, è normale che si pensa alle individualità. Io non credo che in questa serie si sia mai viste le individualità. Si è vista una squadra, si è vista un gruppo compatto, si è vista una squadra che si è aiutata, una squadra che ha reagito in una prima partita in cui, oltre alle assenze, all'assenza di Wojciechowski, si è fermato Gergati, si è fermato Sandri perché ha giocato 7 minuti, Amoroso e Evangelista hanno avuto problemi di falli e la squadra non si è fermata e ha lottato fino alla fine. Nella seconda partita abbiamo avuto problemi di falli, non abbiamo avuto Gergati oltre a Wojciechowski, e abbiamo avuto problemi di falli con Steele e la squadra non si è fermata. E poi le due partite in casa, oggi difficilissima, con una Biella veramente caparbia, con Lombardi che è entrato in campo e non solo ha fatto il vice di Raspino, ma ha fatto una partita a cui faccio veramente i complimenti, oltre agli altri che hanno fatto benissimo. Però noi siamo stati squadra e abbiamo vinto con il nostro pubblico e il nostro essere squadra. Credo che queste siano le cose, i commenti che mi interessano di più. Possiamo dire 35 minuti Biella su, gli ultimi 5 minuti in esperienza, qualche palla persa che ha dato il via all'esperienza della classe di giocatore di Torino. Lei mi fa le domande o fa le affermazioni? No, perché quattro partite che mi parla. Allora, l'inesperienza di Biella credo che abbia capito che non è quello che penso io. Io rispetto tutto, ma lei mi fa la stessa domanda e io devo fare la stessa risposta. In questo caso, visto comunque una squadra giovane, secondo me semplicemente. Spiego gliela motivo la cosa. Perché una squadra più esperta non avrà perso due palle, chiaramente l'esperienza di Torino è stata quella, la bravura di andare a canestro. Non è da lei può scrivere tutto quello che pensa, perché lei ha le cose da fare, ma se fa le domande a me deve prendere le mie risposte. Le mie risposte non sono, io non ho mai parlato di un'esperienza di Biella, perché non mi sembra che Biella sia inesperta. Punto, ma non è un parere. Sono d'accordo sulla disamina dei 35 minuti straordinari di Biella, come comunque anche nelle partite precedenti, una Biella forte che si è meritata, l'unica squadra che tutto quello che ho visto, che ho detto finora è tutto confermato, tutti i complimenti che ho fatto prima erano tutti sinceri, l'unica squadra che ha vinto un titolo finora, si è guadagnata il quarto posto, bla bla bla, tutto l'ha confermato in campo, solo che dall'altra parte c'era Torino, io solo questo dico. Quindi tutto quello che ho detto di Biella, che ho detto all'inizio, che temevamo, che pensavo che fosse la squadra favorita, eccetera, eccetera, è tutto confermato, ma dall'altra parte c'era Torino. E Torino ha fatto, credo, una partita, una serie di squadra di altissimo livello. Sono orgoglioso dei miei giocatori, gli faccio i complimenti, spero di avere Gergati e Wojciechowski per la prossima serie e spero che saremo sempre più competitivi e confermeremo la crescita che abbiamo avuto. Quando hai detto bla 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 bla, però
dall'altra parte c'è la Torino, cosa tendo che tutte le cose positive, bla bla bla, nel senso che l'ho già detto mille volte, non, tutte le cose positive di Biella sono confermate, però Torino è stata ancora più forte di tutte le cose buone che ho detto con Biella, quindi Biella non è per me, cioè la squadra che ha vinto finora una Coppa Italia meritandoselo, che ha fatto un campionato di altissimo livello meritandoselo, che è una squadra contro cui è difficilissimo giocare, perché però Torino ha giocato meglio, Torino è stata più forte e Torino ha meritato di vincere questa serie. Posso chiederti se nella tua analisi, che vabbè, sarà più precisa nel prossimo ora, domani, se riguarderai la partita, eccetera, la prestazione di Lombardi, come vi ha rotto le scatole all'inizio Lombardi, non avrebbe potuto portare a un impiego precedente di Sandri? Sì, può essere, può essere. Può essere, Daniele è stato assolutamente decisivo. Sai, sono sincero, avevo un po' paura perché Amoroso non è entrato in partita e di solito lui ha bisogno di entrare in partita e lo cambio più volentieri quando fa due cose buone che non quando ne fa qualcuna negativa, perché avevo paura che mi uscisse. Mancinelli l'ho cambiato, ma non lo volevo troppo tenere seduto, mi sembrava che di Evangelisti facevamo fatica a rinunciare, quindi mettere dentro Sandri era per me un po' un problema. Poi dopo, quando, però è giusto quello che dici, è giusto che lui, è vero, quando è entrato ci ha dato veramente tanto. Avevo però quel freno lì che ti ho spiegato. Senti, a proposito di Amoroso, mi spiace, ma lo devo chiedere. Il gesto che ha fatto alla fine, vuoi commentarlo? No, assolutamente, anche perché non l'ho visto. Cioè, io ho visto le reazioni successive. Sono andato per ovviamente cercare di placare gli animi, quindi posso immaginare, ma non ho visto niente. Rifaccio la domanda che ho fatto prima: cosa servono le scuse di Amoroso quando un campione simile fa una cosa allucinante come che ha scatenato poi tutto il putiferio? Io non dico tanto, ma recentemente abbiamo visto cose per le quali sono stati assegnati dei DASPO, e questo è un motivo anche per invocare un DASPO verso, non dico tanto un Valerio, ma chi fa dei gesti simili. Io parlo per me. Dico anche che a livello sportivo il DASPO non implica il fatto che il giocatore debba saltare le partite, ma non può andare a vedere le altre. Può giocare. Parlo per me, dico. Ovviamente voi puntate il dito contro Amoroso, se avete visto non voglio dire niente, e quindi non commento una cosa che non ho visto. Dico che in questa serie i toni non li abbiamo mai alzati noi. Punto. E chi li ha alzati? Mi fermo qua. Noi non abbiamo mai alzato, non ho mai parlato di nessuno che mancava di rispetto, non ho mai parlato di e poi anche a livello e non mi riferisco solo alla società Biella, parlo anche di stampa, di robe come fosse una roba che io, perché sono andato chiedendo agli arbitri a parlare fra primo e secondo tempo con gli arbitri, fosse una cosa, un problema, lo faccio da tutta la mia carriera, che a fine partita sia andata a chiedere un colloquio con gli arbitri, lo faccio dall'inizio della mia carriera e mi viene sempre concesso. Ma io parlavo di Valerio, dico in assoluto, però queste cose no, dico, però quando si fa discorsi che a Valerio Amoroso, se, perché non ho visto, ha fatto qualcosa che non doveva fare, ha sbagliato. Dico che i toni si erano alzati per motivi che non dipendono da me e neanche dalla mia società, credo. Però entriamo in discorsi, forse stavo, cioè, non volevo, mi basta aver vinto, cioè, sono contento così, cioè, non è una roba, sono contentissimo di questo, grande rispetto per tutti, se puntiamo il dito su uno che ha sbagliato, bisogna andare a vedere in questa serie se anche qualcun altro poi aveva sbagliato, per creare un clima che poi è sfociato lì. Se Amoroso ha fatto le cose che non doveva fare, ha sbagliato. Sì. Se avrai modo di vedere il filmato, te la diremmo, che magari ci dai un... Ma guarda, sono anche molto, cioè, voglio dire, se anche io vedo che ha sbagliato e magari lo dico con lui, no? Non lo dico alla stampa. Se è una cosa grave ci sarà chi lo deve, cioè, non è certamente io, no? Io ho un rapporto privato con Amoroso, non è che quando un mio giocatore fa delle cose sbagliate lo dico alla stampa o lo dico, però, o lo dico il vostro speaker ha detto. Allora andate a chiederlo allo speaker. Se non avete capito cos'è, siamo Torino, allora io dico, se Torino vede un giocatore che fa un gesto simile, allora Torino deve avere l'educazione di dire questo giocatore non rappresenta una città che vive di sport e che investe tanto per fare una... Oppure se ha sbagliato dirà al giocatore cerca di non fare più questo errore.
se ha sbagliato. Però ha chiesto scusa, io scusate, non voglio insistere. Ma continuate a farmi le domande come se io fosse moroso, e io non sono moroso. Durante la regular season ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto stasera, quindi conseguenza. Durante la regular season ha fatto. Durante la regular season ha fatto altri gestacci. Dove? Sotto la curva, esattamente in questo campo qua. Ok? Mi sembra che seduto ci sia Stefano Pinastrini, non Valerio Amoroso. Basta. Ma si sta difendendo? Stiamo facendo le domande, perché non è possibile. Stiamo facendo delle affermazioni. Scusi, no, stiamo facendo delle domande. Noi chiediamo che tipo di provvedimento. Basi soprattutto questa settimana, ma le dico. Perché è quella prima, no? Ho fatto solo dei complimenti a tutti. La domanda è fuori dal parquet. Sul parquet, secondo lei, anche, e mi riferisco al fatto che forse, cioè, il fatto di parlare con gli arbitri tanto, anche quando si è avanti, anche quando... Cioè... Allora, le ultime due partite, proprio per venire dietro a una cosa ingiusta... Stasera ho parlato con gli arbitri? No, non dico lei, cioè, dico i giocatori... I giocatori parlano con gli arbitri a seconda di quello che gli arbitri concedono. Come Corbani parla con gli arbitri, come Infante parla con gli arbitri, come Vosquil che parla con gli arbitri, come tutti, ma abbiamo parlato con gli arbitri noi? Cioè, ma veramente sono c'è una cosa, ma oltretutto ripeto, non sono io, quasi ogni partita vado a dire qualcosa agli arbitri proprio nel secondo tempo. Ovviamente ogni arbitro mi dice deve essere presente l'alternatore viene e io dico, non mi è mai successo da quando alleno che o gli arbitri o l'alternatore mi rifiutassero il colloquio. Corbani lo ha fatto, cioè Corbani ha detto questo, lui non lo può dire. Oltretutto ho letto sui giornali che io parlavo dei falli non fatti su Vosquil. Io non so chi ha detto sta roba, proprio stavo dicendo altro. Cioè stavo dicendo che Vosquil faceva falli in difesa, no? Che su Vosquil venivano fischiati o non fischiati i falli. Quindi proprio stavo dicendo altro e ho letto sui giornali cose che non dicevo. C'è questa conferenza stampa però dai dirigenti di Biella, non è che la stampa si è inventata qualcosa. Ok, allora vi dico, siccome io c'ero e so quello che ho detto che... Vosquil aveva fatto dei falli in difesa, non falli su di lui, ho detto questo, ma ripeto, e che se potevano guardare di più Vosquil in difesa, perché noi stavamo lavorando per attaccare Vosquil e cercare di fargli fare falli, e quindi spostavo l'attenzione degli arbitri su questo. Corbani ha detto non si può fare, gli arbitri indispettiti hanno detto allora non parlo più con nessuno. Una scelta, dopo ho anche sentito, saputo, non lo sapevo perché non mi era mai capitato né che un arbitro rifiutasse il colloquio né che un allenatore non volesse, hanno detto gli arbitri, mi hanno anche spiegato che invece si può fare, cioè quindi quello che ha fatto Corbani e quello che ha fatto gli arbitri è corretto. Bene, è corretto, se uno dei due non vuole che si parli non si parla più, ma io ho sempre chiesto l'autorizzazione a farlo, agli arbitri, sia fra primo e secondo tempo, sia a fine partita, e ho sempre cercato di tenere i toni bassi, che poi... Abbia protestato di più nelle prime due partite dove ero un po' più nervoso, dove sentivo molto, mi è anche stato fischiato tecnico. Io credo in tutto l'anno di aver preso due tecnici e due tecnici ho preso nelle prime due partite, quindi voglio dire, mi sembra assolutamente tutto nella norma, non mi sembra di aver alzato i toni con nessuno, ho fatto i complimenti sinceri e sentiti a Biella anche prima di giocare, io li rinnovo adesso, non mi sembra che abbiamo alzato i toni, mi sembra che si sia spostato moltissimo l'attenzione, per fortuna non da parte della stampa di Torino e neanche da una parte di quella di Biella, per la verità, su quello che succedeva fuori, quando invece il bello è quello che è successo in campo, perché sono state quattro partite meravigliose con due squadre che meritano il palcoscenico che c'è stato, con un pubblico veramente veramente bello, importante, numeroso, caldo, corretto, con tante cose positive, e penso che sia giusto mettere l'attenzione lì, perché queste sono le cose che fanno bene alla pallacanestro, fanno bene a tutti. È chiaro che quando vince è più facile dirlo, lo so, non è che faccio il codice che dico, ma vi garantisco che lo direi anche se ho perso, vi garantisco, perché così è, perché questo è, e nella mia vita ho vinto playoff, ho perso playoff spesso, e capita e succede che si possa andare in questa direzione. Credo che qui debba vincere lo sport. Anche adesso, e dico il mio parere, poi fate quello che vuoi, voler pensare che l'argomento del giorno sia quello che ha fatto o non ha fatto, perché non ho visto a Rosa fino alla partita, è una cosa per me triste, triste, perché quello che è successo in campo, secondo me merita la copertina, non meritano le altre cose. La copertina è quello... No, ma non se lo merita nessuno, neanche i tifosi di Biella, neanche i giocatori di Biella, neanche...
Va bene, voi fate, noi, guardi, voi fate quello che volete, voi è giusto, fate un altro lavoro rispetto al mio. Io dico che quello che è successo al campo, se io fossi, se io facessi il vostro lavoro, io metterei la copertina e le attenzioni su quello che è successo in campo, non su quello che è successo dopo, non su quello che è successo fuori, non su queste, scusatemi, non è cazzate, che possono essere gravi, più gravi ognuno la interpreta in modo suo, ma quello che fa bene a questo sport è dire quello che è successo in campo. Se poi uno ha sbagliato, avrà sbagliato, ci sarà qualcuno che glielo fa notare, ci farà qualcosa. Ma... se... no, possiamo andare avanti fino a domani mattina, se no così. Parlando di passi, invece, facendo un passo indietro. A inizio stagione si pensava che Evangelisti poteva essere uno dei punti interrogativi, no? Perché la Lui non ha mai giocato a questo livello. Se non ci fosse stato lui oggi, al trentesimo la partita sarebbe stata finita, forse anche prima. Vorrei un commento su questo. Sì, guarda, posso allargarlo a Gergati? Gergati e Evangelisti sono stati due dei giocatori, dei veterani confermati l'anno scorso, oltre a Sandro e Wojciechowski, che hanno messo ovviamente dei mattoni importantissimi oltre agli altri, però io credo che loro siano stati veramente un'anima importante in questa squadra nei nostri momenti difficili. Sono stati per me un punto di riferimento assoluto, quindi li metto insieme, e il fatto che oggi Marco abbia fatto questa partita dopo fra l'altro già un periodo che sta giocando meglio, dopo prima un periodo che aveva fatto fatica, mi riempie di soddisfazione, e se lo merita. Ovviamente adesso abbiamo il momento che conta, quindi c'è un'altra sfida, e ogni momento si apre una sfida nuova, e lui dovrà sempre essere sotto esame, sempre essere all'altezza di situazioni nuove. Però concordo con tutto quello che hai detto. Coach, possiamo lasciare.